Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio di Pittanza Dice. Negli ultimi tempi ho scoperto un trucco per rendere ancora più interessanti questi episodi. Basta esprimersi in frasi brevi e utilizzare molti tagli. Perciò, d'ora in avanti, sigla! Ciao a tutti ancora ragazzi, bentornati, questo è Pittanza Dice, Pietro Spina. Siamo ancora qui dopo la puntata che doveva essere un pesce d'aprile, una puntata fatta così al volo per farsi due risate. Invece ragazzi, cosa è successo? È la puntata più vista della storia di Pittanza Dice. Festa! Ok, basta con le festività. Oggi argomento molto scottante, argomento che vi regalo per le feste di Pasqua come reminder, perché il troppo ottimismo e la troppa bontà dei miei articoli e di alcuni degli altri membri di Nintendo. Quindi cosa vogliamo parlare oggi? Del fatto che Nintendaro si illude di essere contento. Il lancio di Switch in realtà è stato un lancio fantastico, con gli oltre 2 milioni e mezzo circa di copie vendute, di pezzi venduti nel mondo. Zelda veramente titolo dalle vendite eccezionali, miglior lancio di console Nintendo in occidente in assoluto, una cosa fantastica. Però qual è il problema? Ci siamo convinti che vada tutto bene, quando in realtà ci sono grosse problematiche a livello di libreria. Parliamone un pochino, facciamo un viaggio indietro nel tempo, ricordiamoci dei tempi di Wii U. Wii U, console tanto bistrattata, una console carne e pesce, non si capiva effettivamente dove volesse andare, se con l'innovazione, con gli hardcore gamers, e al lancio si presentava con questi due titoli culmine, che erano New Super Mario Bros. U e Zombie U. Questi erano i due titoli che rappresentavano l'esperienza tradizione di Mario e innovazione di Wii U. Però, una volta completati questi, una volta che avevate raggiunto tutte le stelle che volevate, avevate trovato la soddisfazione di sfracciullare tutti gli zombie che preferivate a Londra, cosa potevate fare? Beh, potevate dedicarvi al calcio di FIFA, potevate dedicarvi al basket di NBA, potevate imbracciare una fucile in Call of Duty, oppure assassinare gli americani con Assassin's Creed 3, o ancora una volta fare il giustiziere della notte con Batman Arkham City. Oppure giocare a Tank Tank Tank, perché è bellissimo, è il titolo più bello di tutti. Guarda, c'è il multiplayer, c'è una scimmia che può sparare un laser dal culo e... No! Ah, bellissimo! Ci siamo capiti. Al di là della valutazione sulle complessive sulla quale libreria software sia meglio, se Switch effettivamente abbia una libreria software sufficientemente variegata da reggere il confronto, c'è poco da negare. Al di là di quello che è il grandissimo Zelda Breath of the Wild, gioco sensazionale, un'apoteosi di gameplay, di open world, tradizione, enigmi, azione, che ci ha lasciato veramente inebetiti e che comunque, se avrà preso tutti questi 10 che non vedevo dai tempi di quando andavo a scuola, vabbè, non miei ovviamente, ma dei miei amici Gobbo e Serena, che erano l'unico difetto che avevano che erano interisti. Erano fantastici. E se ci sono stati tutti questi voti, cosa dobbiamo pensare? Sicuramente un gioco fantastico, al di là di quello che possono immaginare i vari colleghi come Cap, Richard, l'amico Giulio Vitali o Bombolo, non importa, Zelda è un fottuto capolavoro.
è in grado di definire da solo l'esperienza Nintendo Switch. Però una volta abbandonato Zelda, cosa possiamo fare? Allora, siamo d'accordo che I Am Setsuna è un bel JRPG, ma è corto, poco inclusivo, non innovativo, un vecchio prodotto. Possiamo dire che Fast Racing Neo è veramente fantastico, incredibile, però è un racing futuristico, d'azione, veloce, non per tutti. One to Switch è esperienza fantastica, sì, ma è veramente estemporanea, legata ad alcuni momenti, può annoiare in fretta se ripetuto in continuazione, è più un gioco da tavolo che un vero e proprio videogame. Just Dance lo conosciamo, i giochi su Neo Geo, su eShop, sono quelli che sono, puntano molto sulla nostalgia, se ti piacciono ok, se non ti piacciono è un problema. Ragazzi, manca il titolo in grado di sostenere un po' l'offerta una volta finito Zelda. Fra poco arriva Mario Kart 8 Deluxe, grazie al cielo, respiriamo. Fortunatamente un mese e mezzo dopo arriverà anche ARMS e anche lì, poco meno un mese e mezzo circa, Splatoon, il ritmo è stato dettato. Però questi due mesi effettivamente il Nintendaro si è convinto di essere soddisfatto comprando esperienze, integrando la propria esperienza di Switch che era semplicemente Zelda. Here's our chance for an all-out attack! Con dei palliativi, lo stesso Bomberman che io ho comprato, che non potevo fare a meno, è comunque un giochino. Non sono queste esperienze in grado di sostenere insieme a Zelda il valore di una libreria, ed è giusto che la percezione quindi sia negativa, ma pensate a un FIFA al lancio, che differenza avrebbe fatto? Un titolo conosciuto al lancio, Ubisoft ha annunciato qualche titolo, a parte Just Dance, Steep è stato annunciato ma non è stato in nessun modo fissato una data, Skyrim è stato annunciato ma non è stato in nessun modo fissata la data, tutti questi titoli che dovevano dare corpo, potevano immaginare e contribuire al valore dell'offerta, non sono arrivati. Il Nintendaro si è ingannato. Possiamo essere d'accordo sul valore dell'offerta della console, la bellezza di Nintendo Switch è sensazionale, però ragazzi, non è possibile che basti un gioco per essere davvero contenti al 100%, ci vuole un po' di onestà intellettuale e ricordarci che siamo giocatori e prima di tutto vengono i giochi. Non è possibile che l'offerta di lancio di Switch calzi così bene nel vostro DNA da potervi lamentare neanche un pochino. Divertimento c'è, Zelda da solo nottate, scoperte, 150.000 ore, quello che vuoi. God damn it, throw it! Oh! So that's it, everyone! We did it! You know what? Hey, you know what happens when you throw a chicken into the lava? The same thing that happens to everything else. Nothing! Nothing happens! Ma il resto? Nintendo sta lavorando, siamo d'accordo, però dimenticate quelle che possono essere i preconcetti, lasciate stare il fatto che sia Nintendo, ricordatevi di essere giocatori, non accontentatevi mai, evidenziate che ci sono dei problemi, anche se siete nintendari, anche se siete innamorati. Il lancio di Switch è stato così così, insomma è passato un mese e mezzo e si fatica a comprare un gioco veramente interessante oltre a Zelda. Si vanno anche a comprare giochi che riescano a riempire i buchi, Sniper Kiss, clamoroso, divertentissimo, ok. Ma dov'è il gioco corposo, quello che ti trascina altrettante ore rispetto oltre Zelda? Questo è il problema, questo è quello che spera Nintendo di ovviare con i nuovi prodotti. Speriamo che le terze parti riescano a sostenere questo prodotto, perché non è possibile sentire che tutti ormai sono interessati ad aspettare Mario Odyssey. La console deve muoversi da sola, non per forza esclusivamente con i singoli capolavori che possono uscire Zelda e Mario. Che ne pensate? Per questa settimana è tutto, scusate questo tornare coi piedi per terra dopo tanto entusiasmo Nintendaro. E
arrivederci. Se avete qualsiasi suggerimento, pietro.spina@nintendon.it. Qualsivoglia domanda, qualsiasi tipo di insulto, commenti nell'articolo sotto YouTube. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Zelda, quanto sei bello. Non lo farò mai più.